Perché l'altra postazione invito qua sul palco Matteo Ripaldi, che ci ha già regalato questo momento iniziale con il quale commenteremo quanto vedremo. Bene, Roberta, partiamo subito con delle immagini, e non altro che immagini, del Grande Fratello, di quel momento che ha reso Pietro personaggio super amato, super temuto, super discusso in tutta Italia. Questo è il primo momento, poi ci racconterai qualcosa di cosa è successo con lui all'interno del Grande Fratello. Grazie Giancarlo. Non mi sento proprio Pietro Tarigone, sì, mi sento proprio Bruce Willis, e questa mica è Caserta, questa è Los Angeles. All right, 2004, North Mississippi, Hill Country Review, Bonnaroo. Allora Roberta, mi avete salvato e sono contenta. In queste immagini Pietro accarezzava e coccolava le donne di casa. In tutte le immagini che facevano vedere me e lui insieme ci davamo dei gran cazzotti coi guantoni. E c'era un'immagine, ma era al sacco, non era... No, ma com'era, non ero ma com'era Pietro? Com'era, allora, Pietro dentro la casa, no, al di Pietro, là delle telecamere? Pietro dentro la casa. Pietro è quello che io ho sempre detto che è stato, e sicuramente molti di voi lo conosceranno. Pietro è stato rappresentato come un guascone, anche come un burino. Beh, Pietro, soprattutto dopo quello che ha fatto dopo, possiamo dire che ha rivelato di non essere assolutamente così. Anzi, se io devo dire, l'immagine che ho di Pietro, una di quelle che mi è rimasta più impressa, è proprio la prima che abbiamo visto, durante la famosa clip di presentazione al Grande Fratello. Lui guida questa fuoristrada, dice: questa non è Caserta, questo è Los Angeles, io mi sento come Bruce Willis. Cioè lui veramente aveva 25 anni, l'idea di fare l'attore di un film d'azione, quindi non semplicemente un attore melenso, ed è oggettivamente quello che lui voleva fare, e come diceva Costanzo, questa volta ha detto una cosa giusta anche lui, ha perseguito il suo obiettivo e l'ha fatto con caparbietà. Nella casa Pietro, secondo me, era se stesso. Io personalmente posso dirvi di averlo vissuto al 100%. Perché hai avuto una sfida diretta tu, no? Beh, io ho avuto la sfida diretta. Quando superai indenne la prima nomination, dove tutti volevano farmi fuori, e si erano terrorizzati perché in realtà era uscita Francesca Piri, insomma non riuscivano a capire come poter sbaragliarmi, insomma. E allora Lorenzo Battistello, il cuoco, se vi ricordate, che era molto furbo e sicuramente molto meno innocente di Pietro, e dico innocente come commento positivo, disse: qui ci vuole qualcuno che la sfidi. Secondo me aveva già capito che la persona che si sarebbe immolata per tutti sarebbe stato Pietro, proprio per l'istinto di Pietro di mettersi alla prova. Praticamente Pietro aveva un bisogno assolutamente impellente di vedere quale fosse la percentuale del gradimento del pubblico riguardo a lui, e quindi ha pensato: adesso io sfido lei, che evidentemente è molto forte, e se vinco vuol dire che io sono forte. Si è messo alla prova immediatamente. Sì,
però c'è una cosa che molti di voi non sanno, e io so perché stavo lì, ma non lo sto dicendo assolutamente per rifarmi, figuriamoci, per me è stato un onore essere stata eliminata da Pietro, che poi è colui che rappresenta, e anche questa volta è un complimento, il Grande Fratello nel senso positivo. Pietro la settimana della nomination si è... ha fatto questo gesto, però c'aveva una FIFA blu, dice adesso io qua ho fatto sta cavolata, adesso qui mi elimina, adesso il mio gioco è finito, e ha passato una settimana a letto a dormire, credo in simile depressione. Quelle due o tre volte che diceva io sono guerriero, mo io ce la faccio, mo io la sconfiggo, e poi andava sono a dormire. Le immagini, no, sì, sono le immagini che Canale 5 chiaramente riprendeva e montava, perché giustamente lui comunque era e doveva essere il personaggio che poi si è effettivamente rivelato. E invece tu eri tranquilla, serena, dice vabbè, eliminata da Taricone, stavi già organizzando l'uscita trionfale, vero? Sì, io ero serena perché oggettivamente, come molte persone hanno detto, tu eri la più intelligente. Può darsi che io non sia proprio stupida, ma la grande differenza che c'era tra me e gli altri ragazzi era fondamentalmente d'età. Io ho 10 anni più di Pietro e 9 anni più di Cristina Plevani, 7 anni, quindi insomma ero decisamente la più grande. Una volta che mi sono ritrovata tutte in quell'ambiente... Tutte le donne che stanno facendo i conti di quanti anni ha Roberta Betta. Si fa prestissimo. Io ho pensato che probabilmente 3 mesi non sarei riuscita a resistere. Quindi quando ci fu questa sfida, io la dissi proprio in confessionale, una delle poche parole che ho detto, perché il confessionale, a differenza di Pietro, io l'ho usato pochissimo, ho detto... Io ho un grande dubbio, perché da una parte vorrei uscire e ho paura che se vinco, batto Pietro, io qui ci resto fino per 3 mesi, perché se batto Pietro è chiaro che nessun altro può essere all'altezza di lui per farmi fuori, però se perdo un po' mi rode, perché giustamente un po' d'orgoglio ce l'ho pure io. Questo è il grande dilemma. Poi, come disse il regista, ha detto ti è andata veramente bene, meglio di così non poteva andare, e infatti è quello che penso pure io. Sono uscita con grande onore, da praticamente il simbolo della trasmissione, ma come sappiamo stasera non un simbolo vacuo, ma un ragazzo che rappresenta la voglia di fare e comunque lo spessore che all'inizio, scusatemi, nessuno di quelli che lo conosceva, di che non lo conosceva, quelli dello spettacolo gli hanno attribuito, scusatemi, compreso Maurizio Costanzo, perché tutti puntavano il dito contro il burino, e invece alla fine purtroppo quando è mancato spesso ci sono delle persone che poi devono sempre parlare bene. Io personalmente credo di avergli sempre voluto bene. La mamma, che è una persona che ho sentito estremamente vicino quando purtroppo Pietro è scomparso, anche in quanto io stessa mamma di un bambino, sicuramente lo sa suo fratello Maurizio, certo, lo sa suo zio, certo, lo certo. Sa Raimondo, insomma non è un segreto per nessuno che io gli ho voluto bene e ho sempre pensato che fosse un ragazzo in gamba. Matteo, tu reality, Isola dei Famosi, niente fino adesso, eh? No, non posso dirvi com'era nella casa, ovviamente, posso dirvi com'era in albergo. Però ce lo dirai più avanti, ma ce lo dirai più avanti, perché andiamo avanti vedendo un altro filmato. Questa è una cosa molto bella. Qualche giorno dopo la morte di Pietro c'è stata una manifestazione a Roma, che è il Roma Film Festival, e Riccardo Milani, autore di Tutti pazzi per amore, ha convocato l'intera troupe e ha fatto appunto una dedica a Pietro. Noi abbiamo le immagini di quel meeting straordinario con delle facce segnate, sono tutti i colleghi attori di Pietro, e a parlare è Riccardo Milani, regista di Tutti pazzi per amore. Prego, vediamolo. Ma certo che l'amo, ma non posso neanche annientarmi. Vuol dire che non mi pensa proprio. Magari io ci casco, mi trasferisco a Londra e mi lascia là, no? Meglio finirla qua. Sì, eh? E poi che fai? Dimentichi? Tu pensi che sia facile dimenticare qualcuno che si ama? No, non lo so, ti ricordi come stavo io per Tommaso? Lei non sapeva nemmeno stirare. Imparerò. E poi, signore mio, voi state parlando con uno che ha smesso di fumare dalla sera alla mattina. Zac, taglionetto. E sapete dove tenevo il pacchetto di sigarette? Deltoide, per mettermi alla prova. Ecco, tesoro, quella è una cosa che in amore è meglio non fare. No. La prima regola, se vuoi dimenticare qualcuno, è fare tabula rasa. Rasa. Tabula rasa. Si prendono tutte le cose della persona da dimenticare, qualsiasi cosa tu abbia conservato di lei, frullare. Mm-hmm. Almeno una mutanda, però, cioè, giusto per... Far sparire qualsiasi traccia visiva. No, le fotografie, soprattutto se insieme. Ma le foto, diciamo, non è un ricordo. Sono per la persona che deve dimenticare come il demonio in persona. Quindi bruciare, buttare. Tutte.
queste, è come una tutte? Lettere. Ma questa almeno una, uno se la potrebbe pure. Mail. Mail, io non c'entro con una mail. SMS. I pochi messaggi li butto tutti. 513 lea. Devono svanire. 513. Svanire come mai ricevute? Sì. Cancellati. Sciavi da mannacci. Ciao Emma. Un posto, sì. Ciao bello. E poi naturalmente evitare di frequentare i posti conosciuti insieme. Certo. Le incazzate come la nostra canzone, il primo film visto insieme, eccetera, 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 eccetera. Ma vabbè, così è un calvario, mamma mia. Voi non sapete quanto ho sofferto io per smettere di fumare. Ma pure lei, sotto Natale. Caro Pietro, oggi tutti noi di Tutti Pazzi per Amore siamo qui per te, per dire a tutti cose che tu sai, che siamo orgogliosi e felici di averti conosciuto, orgogliosi e felici di aver lavorato con te, orgogliosi e felici di aver fatto con te questa serie di cui anche tu sei orgoglioso e felice, che hai amato e quando è servito anche difeso. Con te abbiamo passato giornate meravigliose e te ne siamo grati. Ora ci fa bene vedere quanta gente ti vuole bene. Quando un essere umano ha un bel corpo, una bella anima e una bella testa, diventa, come tu sei, una persona speciale. Matteo!